Buonasera a tutti ragazzi, buonasera e ben ritrovati in questa serata all'insegna dell'Amazon University eSport. Io sono Mr. Tristan e questa sera vi accompagnerò in questa prima serata della fase finale di questo evento. Ovviamente vedete alla mia sinistra, non sono da solo, li avete già imparati a conoscere durante queste quattro serate, questa è la quinta, quindi non mi dilungo molto in presentazioni, ma benvenuti e ben ritrovati Kuma e Nikarg. Ah, ciao ragazzi, buona serata a tutti, grazie Tri della presione. Nick, iniziano le fasi finali di questo Amazon University Esports. Esatto. Già, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera Tri, buonasera Kuma, e già, prima serata di playoff, si inizia a fare sul serio, chi andrà avanti nel bracket, chi andrà giù nella loser, lo scopriremo questa sera, già si comincia però con questa fase eliminazione diretta e già si intravede il gustoso montepremi della fine del campionato, insomma. Esatto, intanto stiamo vedendo in questo momento il bracket di quello che succederà, ragazzi, nelle prossime quattro serate dell'Amazon University Esports. Questa sera nello specifico vedremo il primo turno del winner bracket, poi domenica andremo con il secondo turno del winner bracket più un turno del loser bracket, venerdì prossimo finale winner bracket più due turni loser bracket, e poi domenica prossima per l'ultima serata, semifinale, finale loser bracket e finalissima. Ricordiamo queste le otto squadre che sono presenti in questa fase finale, sono le otto squadre che nelle quattro giornate, nei quattro eventi di qualificazioni scorse appena terminate, hanno ottenuto più punti nelle varie gironi, quindi nelle classificazione delle qualifiche, bastava semplicemente poi arrivare più in alto possibile per avere più punti, per avere più possibilità di arrivare qui oggi. Il primo match, ragazzi, di questa serata è CF Utopia contro i Mugshot. Andiamo a vedere velocemente le lineup. CF Utopia fanno schierare Alex 837, Broadmask e Zeus, mentre dall'altra parte per i Mugshot troveremo in campo Brainstew, MC, Vincent, SPA o Vincent Spa e Lori Wolf. Ragazzi, voi avete già visto, tutti noi abbiamo già visto queste squadre darsi battaglia, una piccola anteprima? Ma guarda, io non so cosa ne pensa Nick, ovviamente chi ha seguito un po' queste qualificazioni lo sa, il mio cuore è ovviamente per i Mugshots perché sono la squadra che rappresenta la mia università, ma i CF Utopia con un giocatore straordinario come Alex 837 li vedo superiori in questa prima sfida. Sì, concordo in pieno, abbiamo visto già cimentarsi comunque diversi giocatori dei CF Utopia nelle passate edizioni, sia Zeus che Alex li abbiamo già visti anche nell'edizione passata, poi Alex, ragazzi, è inutile dare presentazioni di questo grandissimo giocatore, quindi a mio parere anch'io rimango
Concordo con il buon Kuma e penso che i CF Utopia andranno avanti nel tabellone. Comunque, dall'altra parte, giustamente, Alex 837 è uno dei pro, anche uno dei più anziani dal Eh punto sì. di vista di età anagrafica. Mentre dall'altra parte, nei mugshot, mi sembra di vedere rookie, comunque, sì, passatemi il termine, rookie, ecco. Forse questo. Quindi la chiave di lettura, ovviamente, da parte di tutti e tre è unilaterale. Sappiamo che però ogni tanto le serate di Alex 837 arrivano, non si sa, vedremo. Ma io nel caso volevo chiedervi una cosa velocemente, no? Voi che siete più esperti, voi due, entrambi, come vedete un giocatore così esperto del gioco, così anziano, tra virgolette, del gioco, giocare insieme a, tra virgolette, dei rookie, quanto può dare a questi nuovi giocatori? Cioè, quanto possono imparare da un giocatore così? Questa è la domanda. È la domanda. Intanto sono completamente immobile, ma non No. ho una paresi facciale, ma è la webcam che sta dando un po' di problemi questa sera. Perdonateci, vabbè, almeno non è blu. Ecco, no, salve. Eccoci. Ovviamente avranno tutti tantissimo da imparare, senza ombra di dubbio. Dovrebbero fare un po' spugna, effetto spugna. Ma sta cominciando il CF Utopia Mugshot. A voi la linea. Oh, si parte subito. In blu i CF Utopia, in arancione i Mugshot, subito avanti Alex 837 con questa palla dentro, allontanata in qualche modo. Poi Zeus deve controllare dalla sua back. Vediamo se prenderanno subito il controllo della gara i CF Utopia oppure si faranno sorprendere dai giocatori dell'Università Statale di Milano. Prince 2 anticipato da Bloodmask, la palla va dentro per Alex 837 che la tocca verso la porta. Lori Wolf non ci può arrivare subito. Alex 837 l'avevamo chiamato, Nick. E qui la sua cosmosis dipinge completamente il campo. Si è elevato prendendo questa sfera, passata perfettamente da Bloodmask. Un tocco morbido, morbido. Forse la difesa poteva, e anzi doveva fare di più, ma non riescono a trovare il tocco per la parata. Quindi 1-0, CF Utopia. E con questo gol del vantaggio possono affrontare in modo diverso adesso il resto della partita, sapendo di essere tecnicamente sulla carta superiori e avendo già questo gol di vantaggio possono anche non rischiare troppo. Qui Zeus tenta un tiro direttamente dalla side, poi MCP la allontana. Alex 837 però l'aspetta lì, controlla, cerca di mettere dentro la palla, non l'ha seguito nessuno, è andato quasi ad ancare Brainstew. Alla fine la palla rimane a Zeus che trova il tocco sulla back, vediamo se va a toccare anche il secondo pallone, sì. Lo riporta verso il corner, cercherà un passaggio dentro. Adesso dal ceiling cercava una giocata bellissima. Zeus per Alex. Fantastico! Che presentazione per Zeus. E Zeus qui già ha cercato prima anche la giocata meccanica utilizzando il ceiling. Questa volta il passaggio è stato Wow. perfetto. Ha aspettato fino all'ultimo, palla a domicilio. Arrivata al bacio per Alex 837 che ribadisce in rete. Ed è quindi raddoppio 2-0. Ma seguiamo ancora quest'altra azione. Bloodmask per Zeus, che vuole fare da protagonista 3-0. E signori, Zeus ci fa vedere che le sue doti meccaniche valgono anche a fini offensivi. Un bellissimo tiro, intercettando perfettamente il passaggio alto di Bloodmask. Ed è 3-0, che partenza per i ragazzi dell'Università di Salerno. Allora, qui io Nick poi chiederò anche a Tristan. L'avevamo già visto giocare Zeus, sicuramente ci aveva fatto una buonissima impressione. Ma questa sera è partito a 2000, ha tirato fuori già delle meccanicità, diciamo così, superiori a quello che abbiamo visto nella media di quello che abbiamo visto in questo Amazon University Esports fin qui. Diciamo che è partito ispirato senz'altro, mi ha meravigliato molto soprattutto le sue migliorie rispetto all'edizione precedente, si vede che è cresciuto tanto come giocatore. E qui va a segnarne un altro Zeus. Ne segna un altro, sì, però poteva far di meglio la difesa qui. Alex ha mandato un po' in crisi tutti con quel double touch alla back. Non c'era un difensore piazzato bene dopo il tocco a seguire di Alex. Arriva Zeus che si aiuta un pochino con il difensore che non aveva l'angolo per trovare il clear. E quindi 4-0.
Eh sì, adesso parte ancora Jeff Utopia dalla sua difesa con Alex. E cerca di toccare questa palla, la lascia Bloodmask che tocca di nuovo da Alex che dal suo corner, anzi dal corner, cerca Zeus che si è già Jump. involato, il tocco volante, Lori Wolf para, poi in qualche modo provano ad allontanare i giocatori dei Mugshot, ma in questo momento Mugshot completamente in balia degli avversari. Proprio li vediamo in crisi per quanto riguarda la fase di clear. Ecco, ci smentiscono in questo momento con un ottimo clear, ma stanno faticando comunque a mantenere il ritmo con la pressione. E qui Zeus, ai. Errore di Zeus da ultimo uomo e Brain Stew ne approfitta tentando la sorpresa di riaprire la gara. Qui forse al posto di Bloodmask avrei preferito fiftare quel pallone lì. Ha optato per un controllo in una zona molto vulnerabile del campo. Era lento a livello di velocità. E si è visto quindi contrastare in tempo zero praticamente da Brain Stew. E Zeus non si aspettava questo. Si è visto arrivare il pallone direttamente in faccia. L'avrebbe potuto parare sì, ma avrebbero potuto far meglio sia Zeus che Bloodmask. Eh sì, e adesso tornando sul campo andiamo a vedere subito Zeus che tenta di redimersi. Parte ma non ha abbastanza boost e allora Brain Stew lo ferma. M Cipolla cercava di saltare Bloodmask che è stato attento, non si è fatto superare. Se fosse passato lì si andava direttamente in porta. Qui il tiro volante di Bloodmask, quasi la strappa a Zeus quella palla, ma l'importante è segnare il gol 5-1. Ecco, qui ancora la difesa si vede un pochino in crisi, già con Brain Stew che si posiziona in porta in retromarcia, il secondo poi parecchio passivo piantato lì davanti all'area di rigore. Ci vuole un pochino più di proattività a cercare di bloccare questo tipo di giocate, in quanto già con un blocco avrebbero potuto far di meglio con la ripartenza, visto il double commitment su quel tiro. Ma alla fine la palla è entrata lo stesso, manita 5-1. Quindi un'ottima performance da parte del team in livrea blu che sta dettando i ritmi del gioco in questa gara 1. Eh sì, purtroppo la differenza fin qui si è notata tanto, la differenza tecnica tra queste due squadre. Adesso vediamo qui un'altra occasione per Zeus che tocca per Bloodmask. Adesso cercano anche di fare un po' di rocket spettacolo e non segnare i gol più semplici magari. Abbiamo visto, non so se sei d'accordo, qui Zeus poteva anche cercare la porta e invece ha cercato il compagno. Eh sì, stanno vedendo questi interessanti fraseggi e triangolazioni in un fazzoletto di terreno. Sono giocate che mi piacciono veramente molto, anche perché comunque contro avversari di livello più alto sei quasi forzato a fare per non cercare il tiro più banale che spesso e volentieri ti possono bloccare. E qui intanto stanno dilagando. Sì, qui un altro duetto tra Alex837 e Zeus26. E Nick, praticamente stavi dicendo che in realtà stanno facendo bene, no? A forzare queste giocate in questa partita dove magari hanno più spazio, mentre qui Bloodmask va fino in fondo, ne fa addirittura 7. CF Utopia, per chiudere il discorso, qui che hanno più spazio devono provare queste giocate perché visto che magari più avanti troveranno squadre più complicate da affrontare e le giocate semplici non saranno così efficaci, meglio prepararsi prima. Magari ti riscaldi un pochetto in vista dell'appuntamento di domenica. Attenzione qui, double fake. Palla rimane lì, arriva M Cipolla, la tocca, ma la palla arriva a Brain Stew che la ritocca dentro, dove Alex però è più furbo, arriva per primo, poi il tocco di Zeus non c'entra la porta, ma sta arrivando Bloodmask che risalta tutti con un tocco morbido. M Cipolla allontana, ma c'è Zeus sul pallone. La tocca larga dove sta arrivando Alex la porta sulla side, Alex cerca un tocco dentro, non gli riesce benissimo questo effettivamente, ma ormai la partita era finita, gara 1 è dominata totalmente dai CF Utopia, un 7-1 che non ammette repliche. Nick, onestamente per quello che abbiamo visto fin qui difficile non immaginarsi un 3-0 in questa best of 5. Senz'altro è lo scenario più plausibile in questo momento. Il Brasil parla chiaro, non vedo al momento come i Mugshots possano invertire la rotta di questo match, perché c'è tanto tanto da correggere, non è qualcosa che fai in una serie in questo momento, ma è proprio a livello di esperienza di gioco e
organizzazione difensiva, rapidità di esecuzione, skill meccaniche, insomma, stiamo vedendo un pochino di un po' tanto di divario tecnico in campo in questo match. L'unica cosa che posso consigliare loro è quindi di prendere nota di ciò che accade in questo match, imparare tanto, far fruttare l'esperienza in questa serie e di prepararsi al meglio per il lower bracket, perché realisticamente non vedo come possano riprenderla in mano, insomma. Eh sì, era difficile, l'avevamo detto, ma sicuramente non si perderanno d'animo i mugshots A meno che Zeus non la trolli. che infatti passano in vantaggio qui con non so se è una trollata o semplicemente un errore di Zeus, che proprio secondo me non pensava ci fosse magari qualcuno dietro, ha cercato di spostarsi, poi ha visto che non c'era nessuno e ha cercato di salvarla all'ultimo buttandola in rete. Non l'ho capita esattamente la giocata. Non ho capito se più che altro se durante la retro. Ok, va Va bene. bene. Va bene, accadono cose in questo campo. Voglio seguire bene beh. questa azione. Eh sì, Bello qui, bello, praticamente. bello il tiro di Blasmas. Cercava anche la deviazione. Alex 837 non è servita perché la palla è finita sotto la traversa. Subito 1-1. Comunque, dicevamo, Nick, che una delle cose più interessanti, noi lo diciamo sempre, ormai chi ha seguito praticamente tutte le serate, no, dell'Amazon University Esports qui con Rocket League, ormai ce l'ha sentito dire mille volte, ma una delle cose più interessanti, mentre qui ancora una volta Zeus va a mettere 2-1 sotto la traversa piazzata, Nick, bello questo. Ma fantastico anche il pass di Alex837, tagliato perfetto, con l'angolo giusto in modo da servire i propri compagni, lasciando la palla fuori portata dalla difesa. E comunque in questa serie è stata un po' passiva, ma con un passaggio calibrato così, è difficile comunque intercettarla. E poi la rifinizione di Zeus, che è veramente on fire questa sera, vuole portarsi a casa lo scettro del Goleador. Arriva questo bel 2-1 e quindi adesso i CF Utopia si lasciano alle spalle il falso allarme del primo gol e la riprendono in mano. Però è ancora aperto il risultato, quindi attenzione a commettere qualsiasi altro errore. Qui intanto MC Polla deve allontanare questa palla dalla zona pericolosa. Zeus, attenzione perché se la lascia scappare arriva Brain Stew, però non c'entra la porta. Adesso Alex lo supera, lo brucia, lo svernicia. MC Polla non precisissimo nel controllo. Lori Wolf se la lascia scappare, allontana. Alla fine Brain Stew in qualche modo, con un sospiro di sollievo. Per i mugshots, che comunque adesso devono difendersi da Zeus. Bello il contrasto aereo, se non ho visto male, proprio di MC Polla, che poi arriva anche su questo pallone prima dell'avversario. Alex a cercare Zeus, che è partito con un pre-jump e non poteva trovare quel pallone. Lori Wolf, non bene, la lascia lì per Bloodmask. Dal corner cercherà direttamente il passaggio. Bloodmask è dentro la palla, sta arrivando Zeus. Si è lasciato un po' ingannare dal salto praticamente di Brain Stew, che però non aveva trovato il pallone. Qui Alex, cosa ha provato Nick? Stava cercando un redirect, ma molto complicato perché lo stava facendo praticamente quasi col battistrada. E spesso e volentieri o smorzi la traiettoria. Bellissima parata intanto qui di Brain Stew. La salva praticamente con il muso della macchinina, la tiene tra la linea e il fuori, e poi riesce ad allontanare anche con l'aiuto di Lori Wolf. Mamma mia, qui bella parata dei mugshots. Adesso i CF Utopia stanno un po' cercando della coordinazione qui con Zeus e Alex. Di pochissimo Peccato. anche questa non va. Peccato, era molto bella come idea, visto il pre-jump di Zeus proprio per andare in anticipo su praticamente tutti e stava servendo nuovamente Alex. Adesso i CF Utopia hanno abbassato un po' il ritmo di gioco, stanno cercando la passing play flashy, un po' per le telecamere. Si vede che comunque stanno tirando un pochino il freno, non è lo stesso ritmo di gara 1. E vogliono adesso costruire qualcosa di diverso. Sì, no, vogliono creare sicuramente la giocata più spettacolare, però allora non penso che il risultato sia comunque in bilico. E infatti qui Alex mette il gol del 3-1. Diciamo che io, se dovessi fare qualcosa del genere, lo farei più sul 3-1 rispetto che sul 2-1, dove possono capitare anche degli errori. Qui la difesa un po' ferma.
abbastanza, tutti e tre i giocatori sulla linea di porta. Ancora ritorno sempre al solito discorso della passività difensiva. Almeno nel 3 contro 3 devi cercare quantomeno il primo ad aggredire il portatore di palla. So che è più facile a dirlo che a farsi, in particolar modo quando vedi Alex e Zeus che costruiscono, ecco, in pre-jump in questo modo. Quando non si è abituati a giocate offensive di questo tipo, star loro dietro, può essere difficile, ma bisogna, come in questo caso Brainstew, gettare il cuore oltre l'ostacolo e provare almeno un accenno di pressione, un accenno di clear, per non permettere agli avversari di costruire così tanto e Che così poi è vero, indisturbati. no? Per chi magari si approccia a questo gioco, una delle. Ecco, intanto Alex fa vedere di che pasta hai fatto perché lui è un giocatore di stampo superiore. Giustamente è un pro, quindi lui prende questo pallone, lo gestisce come vuole, va a fare il 4-1. Dicevamo, Nick, ti chiedo se sei d'accordo. Comunque. Quando inizi a giocare a questo gioco, no, ti approcci a questo gioco, una delle cose che ti rendi conto sono più deleterie è l'andare verso il pallone, andare a committare un tocco sul pallone e mancarlo, no? Oppure farsi anticipare dall'avversario, perché proprio ti manda fuori tempo, tu non puoi più intervenire neanche sulle giocate successive e crei un danno alla tua squadra. Però c'è da dire che la reazione a questo è spesso in realtà più deleteria, cioè iniziare a non andare più sul pallone e aspettare la giocata degli avversari, perché a questo punto più gli avversari iniziano a diventare bravi, iniziano a diventare forti, più tu non riesci mai a dargli fastidio, a impedirgli di fare la giocata come la vogliono fare. Esatto, lì è una questione più che altro di esperienza. Intanto vedremo un Oh, altro gol qui da parte di Zeus. questo è bello, eh. Eh sì, un air dribble esemplare, addomesticando perfettamente il pallone usando la traversa per insaccarla in rete, ma come abbiamo visto prima, un pochino rilegandomi al tuo discorso, c'è stato un double commitment, tutti e due giocatori fuori dalla giocata e si è trasformato in un air dribble in cui il terzo era praticamente fuori causa, dovendo rientrare di gran carriera verso la porta. E lì è una questione più che altro di esperienza. Con il tempo impari a reagire prima, a capire magari quando il tuo avversario è battuto e opti più per un fake challenge invece di buttarti su una palla praticamente persa. Istigare magari il tuo avversario a commettere un'azione in modo da potersi riprendere il pallone in una posizione più comoda. Ma comunque si questione di dover affrontare avversari con più esperienza, più rapidi, più veloci e imparare insomma da questa situazione e capire. Quando lanciartici, quando evitare, e da lì costruire poi da quello che ne viene di conseguenza. Infatti, questo anche dicevamo, una delle cose più interessanti, poi non ero riuscito a finire il discorso di questo Amazon University eSport, è il vedere questo mix, no, tra giocatori esperti, tra giocatori anche pro, come può essere Alex 837, a dei giocatori, come li ha definiti giustamente Tristan prima, dei rookie, no? Che magari sì, Esatto. sicuramente apprezzano giocare a questo gioco, ma magari hanno un approccio molto più soft rispetto a chi invece ne va a scoprire tutte le meccaniche per masterarle. Quindi è bello anche vedere come si affrontano poi questi diversi tipi e stili di giocatori. Certamente, quando magari trovi il giocatore, l'amatore, quando si trova di fronte a un giocatore che come in questo caso, per esempio, Alex, che sfrutta in modo anche molto efficace tante delle skill e delle meccaniche di questo gioco. Devi vedere come stimola la fantasia e come cerchi di fermare un giocatore che tecnicamente e oggettivamente è più forte di te. E come cercare di arginare queste tue limitazioni per poter, insomma, trovare un modo di aggirare questo grosso ostacolo. Esatto, qui intanto Zeus ci ha preso gusto, vuole diventare lui il mattatore della serata, qui fa un altro gol semplicemente con un long shot, un tocco morbido da centrocampo, 1-0 e ti dirò Nick, a me quello che hai appena descritto è sempre stata una cosa che mi ha sempre affascinato molto di Rocket League. Io ovviamente non sono, no, a livelli incredibili, un pro eccezionale, anzi.
Però trovarmi contro giocatori molto più forti mi ha sempre ispirato molto a giocare a Rocket League, perché poi io avevo, no, le mie armi, quello che avevo sviluppato io, quello in cui ero diventato bravo, e cercavo nel mio piccolo di fermare, ed è una cosa bellissima. Quindi so quanto si stanno divertendo in realtà questi ragazzi, anche se il risultato in questo momento è largo. Appunto, per quello, tornando al discorso di prima, il consiglio migliore che si possa dare a questi mugshots è di imparare quanto più possono. Perché a volte, ecco, tornando al discorso pre-match, mentre vediamo adesso questo ancora long shot di Alex, tornando al discorso pre-match, quando si diceva è interessante averlo in squadra un giocatore di questo tipo, ma anche giocarci contro, quando ti gioca contro un giocatore di questo calibro e ti mette proprio a nudo completamente, che sa come sfruttare le tue debolezze, ci mette a nudo, quindi è un po' come un reality check, riesci a vedere meglio dove sei carente e cosa devi correggere. Un'altra palla dentro, spasticciano un po' la difesa dei mugshot. Alla fine riesce a uscire M Cipolla dalla side. Andiamo a commentare un po' questa partita, che comunque fin qui ancora sul 2-0. Vediamo se ho portato male. No, perché Alex non riesce a chiudere la giocata. E diciamo che un 2-0 non è ancora proprio in cassaforte. Qui Zeus però cercherà una giocata dal ceiling, riesce ad arrivare sul pallone, ma viene anticipato. Allora la tocca dietro per Bloodmask, che non è pulitissimo nella lontana. Allora prova a ripartire subito M. Cipolla, che prova a saltare Zeus. La palla rimane lì, sta arrivando la Rewolf. Alex 8-3-7 è più lesto, allontana. Adesso prova a mettere dentro questa palla per Zeus, che ha la porta spalancata, ma colpisce male. Se l'alza un po' troppo. E allora anche Bloodmask non riesce a chiudere l'azione offensiva. Si riparte da Alex 8-3-7. Ho vedete praticamente un full control adesso da parte di questi CF Utopia, che si vede, si stanno divertendo in campo, anche se il risultato non è largo, ma nonostante ciò sono solo numeri in questo caso per loro, questi tabelloni col punteggio stanno chiaramente cercando giocate diverse dal solito per divertirsi un pochino. Eh sì, e qui ancora Brain Stew che deve in qualche modo salvare la propria squadra. Poi Alex ancora la porta verso il corner per cercare di trovare una giocata. La palla è per Zeus, che non trova il tocco. La palla rimane per Bloodmask, che cerca una palla dentro. E qui Zeus forse poteva anche aspettare l'arrivo di Alex, ma ormai sono completamente in controllo. Guarda come gestiscono la palla, ripartono dalla difesa. Non so neanche come. Non è neanche un dominio totale, perché in realtà stanno giocando molto tranquilli. E infatti qui si Eccolo! vede con Brain Stew che, andando a fare pressione, riesce a trovare il gol. Ma è quasi una calma di chissà che comunque sei Sicuro superiore. dei Qui propri però, mezzi, sì. Però il Bloodmask con gol lo l'errore di prendi. troppo. Il gol lo prendi. E la premiera ancora Brain Stew, che è diciamo il più proattivo dei tre ad aggredire il portatore di palla. L'ha fatto vedere anche nel match precedente, lo sta facendo vedere in questo. È quello che quantomeno vuole far qualcosa per riprendersi il possesso del pallone. E questa volta la sua iniziativa è stata premiata. Vediamo se in un minuto riusciranno ad aggredire e trovare un gol, che sarebbe interessantissimo, almeno per rendere più piccante questa sfida. Con Alex 37 che adesso cerca la porta, non la trova. Arriva Bloodmask, ma non colpisce bene. La palla si impenna, ci può arrivare per primo proprio lui. E invece è Lori Wolf ad allontanare in qualche modo. Poi sfrutta anche il rimbalzo della side, lasciando a Brain Stew, che può andare dritto verso la porta. Lo aspetta però lì Zeus. Manda sulla side, viene però anticipato da Brain Stew. La palla può diventare pericolosa, ma non c'era nessuno dei suoi compagni ad aggredire. Lasciano troppo spazio da Alex 3-7. Poi M. Cipolla, la porta è sguarnita. Eccolo! Nick, ce l'hanno fatta, due pari. Lo volevamo il gol piccante ed eccolo qui. Alex 837, challengeato da Lori Wolf, lancia la palla in mezzo, interviene M. Cipolla e spara in rete ed è 2-2, si rifanno sotto i mugshot e adesso i CF Utopia dovranno iniziare a togliersi le ciabatte e fare sul serio. Eh sì, perché hanno 23 secondi per evitare l'overtime. Subito Alex 7. Dentro la palla per Zeus, e ce l'hanno tranquillamente fatta in 23 secondi. Anzi, ne hanno lasciati addirittura 18 da giocare.
Qui la terra chiama Maxshots, un duro scontro adesso con la realtà perché hanno tirato quell'accelerata di CF Utopia e si sono ripresi il vantaggio. Però ancora vediamo questo kickoff come va e seguiamo questi ultimi 13 secondi di questa gara 3. Adesso Zeus che prova a chiuderla lui andando a dare questa palla dentro, sta arrivando subito Alex, ma la palla solo colpisce la traversa e balla sulla linea. Un secondo, vediamo se la tiene viva. Ancora Alex, questa palla dentro, non ci può arrivare nessuno. E i CF Utopia vincono anche questa sfida, ma con un po' di brivido perché hanno abbassato i ritmi troppo presto, secondo me. Hanno un pochino magari peccato di quello che è, diciamo, una squadra overconfident, e anche con il risultato per l'appunto non larghissimo, hanno veramente, come dicevo prima, si sono messi le ciabatte e sono andati molto molto tranquilli. Un pochino hanno accusato un po' il gol del pareggio e lì li abbiamo visti tirare quell'accelerata, però insomma, full control da parte loro per tutta la serie. Per carità, ci stava per lo spettacolo, magari vedere qualche anche solo un overtime, però alla fine hanno deciso di chiuderla subito. E lo hanno fatto anche se erano riusciti ad andare in difficoltà con le loro stesse mani, perché poi Vedo Tristan che annuisce, penso sia d'accordo con noi e sì, che certo, era una partita scritta, anzi, secondo me, se Game 2 e Game 3 hanno tirato i remi in barca non tanto perché si sentivano superiori, ma per evitare di continuare a finire 10-0, 7-0 e quindi aumentare il tempo, capito? Non so se mi sto spiegando. Secondo me è quella la chiave di lettura. Perché comunque tra un gol e per non l'altro il infierire, cronometro si diciamo. ferma, c'è un minuto Certo, di replay, c'è papà. Quindi, oltre a non infierire sul morale, anche per chiudere la pratica il prima possibile, secondo me. Quindi il primo match di questa sera finisce come preannunciato, quindi CF Utopia vincono 3-0 nella serie da 5 contro i Mugshot, quindi noi adesso una breve pausa e poi ci ritroviamo qui sempre con l'Amazon University Esports direttamente a casa vostra.